da quando avevo 14 anni con i motorini è iniziata la mia passione per il motore, per il rombo, per tutto quello che è meccanica. È una passione che non so neanche come descriverla, nel senso che è la mia vita. La mia vita è questa qua. Le ho salvate dalla demolizione, le ho prese, con poco le ho sistemate e le ho fatte tornare all'antico splendore. Il primo motore Alfa che ho sentito è stato quello di un GT che ho scambiato con un 124 Spider al mercatino di Imola e sono venuto a casa da Firenze con la macchina e la prima impressione che ho avuto, ho detto ma che bagaglio di macchina, cioè si muove tutto il dietro, è stranissima sta macchina qua. E la Giulia ha quella caratteristica lì, che è incollata alla strada, però c'ha il posteriore che si muove, che è una delle sue cose affascinanti, oltre al ruggito del motore. La macchina di 50 anni ti riesce a dare delle emozioni tuttora meglio di una macchina moderna, primo come dicevo, per il rumore, poi perché veramente era una meccanica raffinata, già all'epoca le ruote indipendenti davanti, i bracci, il ponte, poi le 2000 con il differenziale autobloccante, cioè ne potrei dire tantissime, ma era veramente una macchina eccezionale. Anni passati a demolitori, a raccogliere targhette metalliche, insegne vecchie, vecchi coperchi per delle punterie, sono nel mio mondo. Io dico che quando entro qua respiro. Ho vari cimeli che ho trovato in giro, dalle pompe di benzina trovate in un vecchio garage che poi mi sono messo lì, riverniciata, ristrutturata, le vecchie latte d'olio. Polizzato Sprint dagli attori come Thomas Miglia, Maurizio Merli, quello che hanno fatto la storia del cinema abbinato con le auto, il solito dilemma guardie e ladri, e le Giulia è sempre stata la protagonista assoluta, e le trombe in aspirazione che danno quel suono mitico al Bialbero Alfa, ma soprattutto sì, mi piace cambiare i rapporti del cambio perché per accorciare, perché tanto la velocità massima mi interessa il giusto, ma mi piace che la macchina sia pronta, prima, seconda, terza. No, le frenature, le modifiche sui freni che ho fatto in alcune Giulia che hanno bisogno, perché quando si inizia a pomparci il motore e cose, l'unico pecca delle Giulia sono i freni davanti, che l'olio va in pappa subito. E allora c'è una modifica usando sempre pezzi dell'Alfa senza stravolgere niente, prendi le pinze della 75 Turbo America e le monti nella serie Giulia 1003 allo stesso attacco di pinza, basta montare un disco autoventilato con un piccolo spessore in alluminio e tu hai davanti un impianto frenato eccezionale, una macchina vecchia senza aver stravolto nulla in particolare. E le macchine non sono finite nell'86, sono andate avanti e ha fatto delle gran belle cose anche dopo. È logico che gli appassionati vorrebbero tutte le Alfa a trazione posteriore col Bialbero. Il Bialbero non si può più fare, purtroppo. Una delle mie preferite, quelle che mi sono divertito di più di tutti in assoluto e continuo a divertirmi, era una Giulia 1003 Super trovata già con motore 2000 montato. Io gli ho solo montato su un differenziale più corto, un 841 saldato. Una macchina che finì in terza, va via di traverso, e è veramente molto divertente. 1750 berlina, seconda serie, 1970. Questa l'ho trovata da un signore anziano una decina d'anni fa. Carrozzeria così come vedete, perfettamente originale. Ho fatto alcune modifiche per renderla più accattivante, tipo tolti i fari interni come usava nelle macchine della polizia. Ci ho messo anche qua un differenziale autobloccante che non lo portava e due alberi a cam, collettore di scarico, altre due modifiche sempre per divertirsi un po'. L'ho soprannominata Alfetta Monster e questa l'ho creata io 15 anni fa, salvata dalla demolizione, verniciata a mia casa, la macchina era grigia, verniciata a casa, mi sono arrangiato un po' con bombolette, compressore, cose varie, lucidato parti del motore abbastanza cromate e l'ho portata all'Auto Kit Show di Imola nel 2000 e vinse il primo premio per l'originalità, per l'estetica. Anche questa è una macchina con motore 2000 e cambio da 1003 corto, una macchina divertente e molto originale. Alfa Romeo Pantera, questa l'ho costruita nel 2001,
sull'onda dell'Alfetta Monster all'Autokit Show. Quel periodo era un evento molto sentito, specialmente dagli appassionati di motori, e una 75 Turbo prima serie, modificata da me, sia di vernice, di meccanica, turbina maggiorata, collettore di aspirazione modificato, intercooler portato davanti, differenziale autobloccante maggiorato al 50%, rapporti corti. È comunque una macchina abbastanza veloce, a 220 cavalli. Questa è una New Entry 155 Q4, una macchina che ne hanno prodotte poco più di 2000 esemplari, ha tutta la meccanica della detta integrale, quattro ruote motrici, il motore è stato preparato, questa l'ho trovata già quasi finita, quasi pronta da usare, un ragazzo che non la usava più e quindi l'ho presa per andarmi a divertire in pista. In effetti ieri sono andato a provarla, è una macchina molto veloce, divertente, devo solo prenderci un po' la mano con le quattro ruote motrici, del resto è una macchina veramente interessante. Alfa 75 Turbo America 1987, questa ce l'ho da 15 anni, trovata dentro un capannone abbandonata da 7 anni, piena di polvere. Quando l'ho vista la prima volta sembrava grigia la macchina dalla polvere che c'era sopra, dopo l'ho tolta via, era nera. E questo non gli ho fatto assolutamente nulla, così com'è gli ho messo i cerchi, l'ho appena abbassato un attimo davanti e i cerchi Momo Star, che sono i miei preferiti. Da 4 a 6 mila euro puoi già trovare una Giulia in discrete condizioni, magari solo da fare qualche ritocco, da aggiustare un sedile e tutto, e sono convinto che se entri in quel mondo lì ti può dare tanto. Anche solo una Giulia 1300, se uno la prova riesci a capire che cosa poteva essere l'Alfa negli anni 60-70.